Una ricompensa di 10 milioni di dollari a chi fornirà contatti sui leader somali di Al-Shabaab. La mossa decisa dagli Stati Uniti rientra nel piano antiterrorismo dopo una serie di attentati in Somalia da parte del gruppo jihadista. L'obiettivo del Dipartimento di Stato americano è avere più informazioni possibili per permettere di bloccare anche i finanziamenti ai combattenti di Al-Shabaab. Negli ultimi mesi varie fazioni hanno intensificato gli attacchi nella capitale Mogadiscio e in altre parti del paese dopo l'offensiva su vasta scala messa in campo contro il gruppo da parte del nuovo governo del presidente Hassan Sheikh Mohamud. Tra i ricercati principali ci sono Ahmed Diriyeh, uno dei massimi esponenti del gruppo, e altri leader responsabili di attacchi terroristici anche in Kenya e paesi limitrofi, attacchi che hanno ucciso finora migliaia di persone. Secondo il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani, solo quest'anno i civili morti in Somalia sono stati oltre 600.